Iniziamo dunque la nostra presentazione della prima satira di Orazio, Satira prima, libro primo, che è dedicata al tema dell'invidia e al tema della incontentabilità umana che conduce all'avarizia e anche quindi di conseguenza all'insensato accumulo di ricchezze, che poi non porta comunque alla felicità. In questa satira, Orazio enuncerà il celebre principio dell'est modus in rebus, cioè ci vuole una misura in tutte le cose, che sarà cifra fondamentale della sua vita e anche della sua poetica. Nell'edizione che abbiamo davanti ai nostri occhi, che è l'edizione In usum serenissimi Delfini, che potete trovare sul sito internet delle Edizioni Vivarium Novum, troviamo, oltre a una parafrasi molto utile e molto interessante, troviamo anche una breve sintesi che ora andremo a leggere insieme. Cosa fa Orazio in questa satira? Ebbene, egli deride in modo sagace, salse, rationem stultam ac perversam avarorum, cioè le intenzioni, diciamo l'atteggiamento in questo caso potremmo tradurre, l'atteggiamento stolto e perverso degli avari. Infatti è in avaros la sintesi, cioè contro gli avari, i quali, benché, quindi una concessiva, de sua sorte conquerentur, benché si lamentino della loro sorte, nolunt tuta tamen, tuttavia non vogliono, sì l'opzione gli viene data, suam cum aliena permutare, e qui è la sorte sottinteso, quindi non va, anche gli venga data l'occasione, non vogliono cambiare la loro sorte con quella di un altro, di un'altra persona, ma dicono, tuttavia dicono che loro perferre, quindi labores, cioè sopportano fatiche e raccolgono ricchezze, utabeant congiuntivo, unde in senectute vivant, affinché abbiano il necessario per vivere tranquillamente, aggiungiamo noi, in senectute, in vecchiaia. Ma tuttavia, nunquam satis habent, mai hanno a sufficienza, e temere corradunt, in questo caso raccolgono, quindi con anche temerariamente, a volte anche con pericolo, riescono a raccogliere delle ricchezze, ma quello che hanno ottenuto non lo usano, non lo utilizzano, sono quindi degli avari. Amano accumulare ricchezze, ma poi queste ricchezze non le utilizzano, un po' come Paperon de Peperoni, se vogliamo. Nec merentur amorem haeredum, quindi non riescono in qualche modo ad accattivarsi, o meritare in questo caso, l'amore degli eredi, diciamo dei familiari, però anche perché appunto sono avari, quindi non spendono, no? Non vogliono usare le loro ricchezze. Miseram omnem vitam trahunt, trascorrono la loro vita miseramente, sunt quae in maximis opibus, paupérrimi, e sono in grandi ricchezze in realtà poverissimi. Quindi molto molto interessante questa sintesi che ci viene proposta. Andiamo adesso a vedere un pochettino appunto il testo. Qui fit maecenas ut nemo quam sibi sortem. Aspettate, qui abbiamo un problema. Quam sibi sortem. Allora, ut nemo quam sibi sortem. Seu ratio dederit, seu fors obiecherit, illa contentus vivat. Quindi, come accade, o mecenate, che nessuno,
quam sortem seu ratio dederit, seu force objecterit, quindi quella sorte che lui o per scelta dederit, no? Si era dato, o che la fortuna gli ha posto dinanzi, gli ha offerto, che egli appunto, come è possibile, in che modo accade, o mecenate, che nessuno viva contento, insomma, alla propria sorte, sia quando è il destino, in qualche modo, che gli ha, il caso che gli ha messo davanti, oppure sia stato lui stesso con la sua ragione, con la sua scelta, di procacciarsi, ecco, questa situazione. E invece, al contrario, cosa faccia? Com'è possibile che questa persona laudet diversa, diversa sequentes, lodi coloro che seguono una sorte diversa? E dice: O fortunati mercatores, gravis annis miles ait, multo iam fractus membra labore. E dice: Oh, come sono fortunati i mercanti, dice il soldato, gravis annis, con già tanti anni sulle spalle. Multo labore fractus membra, ormai, a causa delle grandi fatiche, qui in realtà è singolare, con le membra stanche, no? Fratte, quindi ossa rotte. Possiamo tradurre con le ossa rotte a causa della tanta fatica. Contra, vedete qua sotto, possiamo rileggere, possiamo andare a vedere, no? Dice: Miles senior fractis iam artubus, con gli arti fratti rotti da un lungo diuturno labore, dicit: O felices mercatores. Ma appunto contra, il contrario. Il mercator, il commerciante, il mercante, quando gli austri, jactantibus austris, è un ablativo assoluto, nauim, quando gli austri, i venti, exagitant, o come vedete qui in basso, exagitat nauim, cioè agita, no? Scuote l'imbarcazione. Melius est bellum, meglio la guerra, militia est potior, meglio fare il militare, meglio fare il soldato. Infatti, no? Quid enim? Infatti, cosa fa egli? Enim vero confligitur, egli concurritur, cioè egli va contro, diciamo, va alla battaglia e spatio brevi. Ora è momento, in un breve lasso di tempo, quitta venit mors, mors velox accidit, arriva veloce la morte, vel felix victoria, aut victoria laeta. Quindi rapidamente, in poco tempo, egli va alla battaglia e in breve tempo o arriva la morte oppure arriva la lieta vittoria. Ma non abbiamo finito, perché proseguiamo e cosa vediamo? Vediamo che il jurisconsultus, quindi il iuris peritus, diciamo, il jurisconsulto, il iuris peritus, l'esperto di diritto et legumque e di leggi, laudat agricolam, loda il contadino, agricolas estimat. Quando, ubi in questo caso appunto deve essere interpretato come un avverbio di tempo, quando ubi pulsat ostia consultor sub cantum Galli, no? Quando consultur januam eius verberat ad Gallicinium, cioè quando appunto colui che va dall'avvocato in questo caso, no? Per chiedere una consulenza, bussa alla sua porta al canto del gallo. Dice: Oh, fortunati, agricola, fortunati contadini che non hanno di questi problemi, di questi scorciatori che vengono di mattina presto, no? A chiedere il loro parere.
E poi però cosa succede? Ille, colui, is, datis vadibus, cioè dice datis sponsoribus, rure deductus est intiquitatem, no? Rure extractus in urbem est deductus, cioè il contadino che ha dato la disponibilità a comparire in un processo, questo è un termine tecnico, no? Quindi essendosi data la disponibilità a presenziare come testimone in un processo, viene però extractus est, viene, questo è un passivo, viene allontanato, insomma, dalla campagna, deve andare in città, in urbe, in civitatem. E non è però anche lui tanto contento, no? E cosa dice? Clamat felices viventes solos viventes in urbe, cioè dice che sono felici soltanto coloro che vivono in città, no? Beatos degentes in civitate, solo coloro che vivono appunto in città sono felici. E dice Cetera de genere hoc adeo sunt multa. Loquacem delassare valent Fabium, net temorer audi quorem deducam, si quis Deus enego dicat. E allora fermiamoci un attimo e dice reliquia tam multa sunt eius modi, ut fatigare queant verbosum Fabium. Di esempi di questo genere ce ne sono così tanti, questa è una consecutiva, che valent sarebbero capaci, sarebbero in grado persino di stancare il verboso Fabio. In questo caso si fa riferimento, diceva la nota, ad un rettore o filosofo stoico, che appunto verrà criticato da Orazio anche in altre parti delle sue satire per la sua verbosità, no? E quindi dice appunto, ci sono tanti, così tanti esempi che potremmo addirittura stancare il verboso Fabio, ma affinché io non ti debba fare attendere, ascolta quo dove io rem deducam, dove voglio parare, diremo noi oggi, né? Dove io voglia aggiungere, cosa io voglia dire. Si quis Deus enego dicat iam faciam quod vultis, no? Dice, se un Dio, un qualche Dio, dicesse ora farò che io fa, no, dice enego dicat iam faciam, io farò quod vultis, farò quello che volete. Eris tu sarai qui modo miles, che fino adesso sei stato miles, un soldato, mercator. Tu consultus modo, tu che fino adesso sei stato un avvocato, rusticus, vai a fare il contadino. Dice, discedite hinc vos hinc, mutatis partibus. No? Dice, ognuno, tu vai da quella parte, tu vai da quell'altra parte. Ognuno muti le proprie professioni, la propria professione, no? Dice, ecce ego praestabo modo quod desideratis. Tu qui miles eras antea, sies mercator. Tu iuris peritus, iam eris agricola. Tu sarai agricoltore. Vos illinc, vos istinc abite. Verbo andare, no? Ab eo. Andate, siate lì. Illic istinc. Di qui e di là. Voi andate qui. Mutatis institutis. Ognuno cambia vivendi, ognuno cambi la propria professione, il proprio modo di vivere. Eia, quid statis? Dice nolint, ma che succede? Perché non vi muovete? Perché ognuno, cunctamini, eia, cur cunctamini, perché tutti temporeggiate? Nolint, abnuent, non vogliono, non vogliono. Dice atqui licet esse beatis. Potreste essere felici, tuttavia. E poi qui dice, quid causa est
Merito quin illis Jupiter ambas, questa è una specie di domanda retorica, no? E dice, quare? Perché vale motivo Jupiter utranque maxillam non inflat contra illos iuste quidem? Dice, ah, perché Jupiter, Giove, non gonfia ambas buccas maxillas, cioè le guance, no? Perché non gonfie? Non avrebbe ragione, praticamente, dice. Non avrebbe ragione Giove a questo punto. In illos, contra illos, contro queste persone a gonfiare entrambe le guance, no? Merito, cioè, iuste, ha ragione, no? Gonfiare entrambe le guance e dirsi, no? Che in futuro, fore, post hac, tam facile. Ut praebat votis aurem votis, no? E dire che in futuro non sarà così facile, cioè così disponibile ad offrire le orecchie ai desideri, ai voti, no? Dice d'ora in poi non vi ascolterò più, non starò più ad ascoltarvi. Ma dice preterea, proseguiamo. Ne sic ut qui ocularia ridens percurram. Dice porro ne oculariter haec prescribam, no? Affinché io non parli in modo troppo giocoso, troppo ilare, dice insomma, abbandoniamo un po' i modi troppo ilari, sagaci, no? Affinché non, io non proceda, non percurram ridens, affinché io non proceda ridendo. Ridente in realtà, come coloro che gli ocularia erano le farse, no? Come in una farsa. No? Però, tuttavia, si corregge subito Orazio, sebbene dicere verum quamquam quid vetat ridentem dicere verum, no? Ma chi vieta in realtà? Quindi fa un'obiezione alla propria obiezione, dice, ma in realtà chi ci vieta di dire il vero ridendo? Come i blandi ut blandi doctores, come quei maestri buoni, che dant crustula pueris, che danno i biscotti ai ragazzi, ut velint affinché essi vogliano discere prima elementa. Qui si fa riferimento al fatto che all'uso dei maestri, insomma, che forse davano agli studenti delle lettere in forma di biscotti, affinché essi volessero imparare le prime, l'alfabeto praticamente. No? Dice, ma perché allora, tutto sommato, in realtà scherzare, se insegniamo le cose vere, se il nostro fine è buono, si può anche scherzare, no? Proprio come questi maestri. Tuttavia, dice, a moto ludo, seria qua eramus, tuttavia, messo da parte, prosequamur seria, no? Secluso gioco, tuttavia, allontanato, diciamo, il gioco, cerchiamo le cose serie, no? Andiamo dietro alle cose serie.